Nuovo appuntamento con l'agenda del santuario, ben trovati insieme per ripercorrere gli eventi e i momenti più significativi che hanno caratterizzato questa settimana, hanno caratterizzato il santuario e l'opera di Padre Pio, perché è stata una settimana importante, il 22 settembre la grande lunga veglia tradizionale, veglia di preghiere, il 23 settembre la festa liturgica del santo di Pietrelcina. Allora, abbiamo tanti contributi da condividere con voi, cominciamo subito con ricordare, come dire, il fulcro, il centro della nostra programmazione, che sono le sante messe, velocemente 7:30, 11:30 e 18 in diretta su Padre Pio TV, mentre potete vedere e anche leggere da questo schema che ci sono anche altre celebrazioni che non vanno in onda su Padre Pio TV, ma alle quali potete partecipare da pellegrini a San Giovanni Rotondo. E a proposito di celebrazioni, è iniziata la novena a San Francesco d'Assisi da ieri al 2 ottobre. La celebrazione vespertina delle 18 sarà presieduta da Fra Giuseppe Di Stefano e assistente ecclesiastico della comunità Frontiera, mentre poi ricordiamo il 4 ottobre solennità del Serafico Padre San Francesco. Alle 18 la messa sarà presieduta da Fra Rinaldo Totaro e subito dopo la celebrazione delle 18, come possiamo leggere anche nella locandina, la processione con la statua di San Francesco, mentre come sempre il sabato è caratterizzato dalla fiaccolata mariana che eccezionalmente in questo sabato 5 ottobre poi sarà, si concluderà con uno spettacolo di danza contemporanea a cura della compagnia Organic Laboratorio d'Arte. E allora vogliamo, adesso abbiamo ricordato un po' di appuntamenti di questa settimana, ripercorrere un po' quelli che sono stati i giorni importanti, intensi, che hanno caratterizzato i fedeli e soprattutto il popolo di San Pio, ma anche i suoi confratelli. Andiamo a quello che è successo lo scorso venerdì 21 settembre. C'è stata la presentazione della biografia del nostro direttore Stefano Campanella, dedicata al dottor Guglielmo Sanguinetti, a 130 anni dalla sua nascita. Il libro si intitola Il medico con le scarpe rotte e si è anche ricordato i 70 anni dall'inizio dell'attività assistenziale di Casa Sollievo della Sofferenza, 26 luglio del 54, avviata 2 anni prima dell'inaugurazione dell'ospedale in regime ambulatoriale. A questo proposito è anche intervenuto il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici, il dottor Filippo Anelli, che ha scritto la prefazione del libro del nostro direttore. Vogliamo ascoltare un passaggio del suo discorso introduttivo. Quello che ha impressionato è questo, cioè un uomo inserito, poi oltretutto anche un credente, inserito in un contesto come questo che crede fortemente che la salute debba essere garantita a ogni persona, al punto che paragona il suo esercizio professionale al fatto di, come dire, diventare architetto, muratore, promotore, no? E quindi anche operaio, tra le altre cose, di un ospedale, che in quel momento rappresentava l'opportunità per la gente di farsi curare gratuitamente. Quella del 21 settembre è stata la giornata della carità e della gratitudine. Infatti, il premio Carità verso i fratelli è stato conferito al dottor Fabio Ciciliano, capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, proprio a 20 anni dalla proclamazione di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari della Protezione Civile. Vediamo il dottor Ciciliano che, ecco, prende dalle mani del ministro provinciale Fra Francesco Di Leo e dal nostro arcivescovo Padre Franco Moscone questo premio importante, Carità verso i fratelli. A questo proposito vogliamo anche ascoltare un passaggio delle sue parole. Padre Pio è quello che è per la collettività e il sistema di protezione civile, fondamentalmente un'azione gratuita, universale, è un po' il medico di pronto soccorso della comunità, ecco, mettiamola così. E da questo punto di vista, l'azione di Padre Pio è sempre presente perché è sempre attuale. E lo sarà sempre perché la vocazione più importante delle attività di protezione civile è la passione,
e questo ce l'hanno sicuramente tutti gli operatori, ma è una passione gratuita e questo ce l'hanno i volontari. E quindi questo secondo me riassume in pieno quella che può essere la presenza e la collaborazione, diciamo, di Padre Pio a distanza di tanti anni dalla sua morte. E tanti, ecco, la regia ci ricorda e ci mostra la copertina del libro del direttore Stefano Campanella dedicata al dottor Guglielmo Sanguinetti, la biografia del braccio destro di Padre Pio nella realizzazione dell'opera della Provvidenza, Casa Sollievo della Sofferenza. E sono stati giorni importanti per la città di San Giovanni Rotondo, per il santuario di Padre Pio, per i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo e dell'intera provincia che hanno accolto come sempre i tanti pellegrini che giungono a San Giovanni Rotondo quotidianamente, ma in particolare i tanti che tra il 22 e il 23 settembre hanno fatto sentire forte la loro presenza nella città di San Pio. Abbiamo raccolto un po' delle loro testimonianze, ascoltiamole insieme. Siamo a San Giovanni Rotondo perché sono praticamente tanti anni che veniamo alla veglia e veniamo da Antrodogo in provincia di Rieti e fin da quando Francesco era piccolino, aveva quasi 6 mesi, l'abbiamo portato qui. Ci lega questa forte fede nei confronti di Padre Pio e quindi noi ogni anno torniamo. Siamo qui solamente in preghiera. Abbiamo fatto la Via Crucis. Siamo devoti a Padre Pio perché comunque è il nostro compagno. Grandezza, diciamo. Quando venite a San Giovanni Rotondo, che cosa chiedete a Padre Pio? La pace. La serenità. A me mi vengono i brividi, la pace nel mondo, non mi chiedo altro. Siamo devote di Padre Pio. Da quanti anni venite? Io la prima volta. Io sono venuta 30 anni fa, un'altra volta però. Che cosa vi? Per me è la prima volta. Sensazioni di questa? Bellissima, un'emozione fortissima. Dal 2003 che ci abbiamo fatto questa gita. Io col mio gruppo, lui col suo gruppo e poi ci siamo. E poi subito quando l'ho vista ho detto diventerà mia moglie. Grazie a Padre Pio che siamo devotissimi, che ogni anno veniamo qua 4-5 volte all'anno. Avete partecipato alla veglia? Sì, ieri sera. Per Natale siamo bellissimo. Pure qua per le funzioni. Quindi Padre Pio ce l'abbiamo sempre nel cuore. Ci aiuta tanto, ma tanto. Ora più tardi andiamo a Monte Sant'Angelo perché Padre Pio dice sempre. Pio andiamo, San Michele. Dobbiamo andare a Monte Sant'Angelo. Quindi siamo venuti qui a trovarlo. Dopo tanto tempo abbiamo fatto questa promessa e si sente, è un'emozione. La sensazione è diversa da quando una prega a casa e quando prega qui. Qui c'è la pelle d'oca. Proprio. Che cosa la colpisce di Padre Pio? Tutte queste persone. Che ecco, sì. Anche che vengono. Questa cose. Fede, questa fede, fede che c'è. Ecco. Sì. Quindi, la fede che abbiamo è qua. Una si ritrova meglio ancora, sì. Io qua sono libera. Che siamo venute a vedere com'è questo Padre Pio, sempre sentito per televisione, visto e finalmente. Da Bagnara con furore a San Giovanni Rotondo con il cuore, devoti di Padre Pio immagino. Sì. Cosa vi colpisce di questo santo? Cosa gli chiederete in questa giornata? Grazie di una famiglia sempre unita e tanta salute, pace e serenità, in pace. Grazie e buona festa. Sì, Padre Pio è il nostro padre, padre santo. Siccome siamo suore missionari di Padre Pio, ogni anno veniamo qui per la festa. Che cosa vi colpisce di Padre Pio? Tante cose, Padre Pio è un santo che è morto ancora fa miracolo. È un santo che ama i poveri, gli ammalati. E lo stesso lavoro di Padre Pio stiamo facendo. Quello che possiamo fare, stiamo facendo già.
Grazie, buona festa. Altrettanto, ciao. E noi video. Sono state giornate importanti quelle vissute nel santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo per tutti i fedeli e devoti che tra il 22 e il 23 settembre sono giunti qui a San Giovanni Rotondo, come possiamo anche vedere dalle immagini, tanti pellegrini di questi giorni e di queste ore che appunto vengono a pregare dinanzi le spoglie del Santo di Pietrelcina e visitano i suoi luoghi. Per quanto riguarda il tradizionale appuntamento della veglia del Santo di Pietrelcina, ormai appunto diventato immancabile per tanti di voi, abbiamo cercato in pochi minuti di riassumere i momenti salienti della lunga veglia di preghiera del 22 settembre. I vari momenti che vogliamo vivere, che viviamo in questa veglia di preghiera, ce lo ricordiamo, viviamo noi qui, ma soprattutto portiamo nel cuore le preghiere, i desideri, i bisogni di tante altre persone. Che sono... bene, perché solamente chi ti vuole bene ti vede, solamente chi ti vuole bene ti capisce. Quando te senti capito, te senti amato, ecco, quando qualcuno capisce, anche ti scusa in un certo senso, come lo stesso Paolo dice, l'amore tutto scusa, tutto sopporta, ecco, che succede? Che ci abbiamo tutti bisogno di fare queste esperienze di Paolo, che è l'esperienza di essere amati lì dove noi non ci sopportiamo, lì dove noi non ci amiamo, lì dove abbiamo tirato fuori il peggio di noi stessi. E questo è l'amore che poi si sperimenta nel sacramento della riconciliazione, di cui San Pio è stato un ministro meraviglioso. Sento intimamente una voce che assiduamente mi dice: santificati e santifica. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Le ferite che il peccato sul tuo corpo ha provocato siano impresse, o madre, in me.
Il Signore vi dia pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle vostre case. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Da qui ho l'occasione di vedere la meraviglia di questa piazza ha senso di gloria, però in alto vedo anche la scritta luminosa Casa Sollievo della Sofferenza, che mi ricorda la croce e il servizio della croce. Cosa ha espresso San Pio nella sua vita se non la grande amicizia di Dio nei confronti dell'uomo? L'inesauribile misericordia divina che fa sempre nuove tutte le cose ed ogni creatura. Con la sua vita Padre Pio ha detto le stesse parole di Gesù: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime. Il padre Paolo da San Giovanni Rotondo amministrava al padre spirituale il sacramento degli infermi e gli altri confratelli inginocchiati all'intorno pregavano. Alle 2:30 circa, dolcemente chinò la testa sul petto. Era spirato. San Giovanni Rotondo, 29 settembre 1968, in fede, padre Pellegrino Funicelli. Abbiamo tentato di riassumere in pochi minuti davvero dei momenti di preghiera molto belli e intensi, soprattutto partecipati. L'agenda del santuario termina qui, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento in compagnia della programmazione di Padre Pio TV.